Guardate queste immagini perché vi portano quasi a bordo di questa barca. Sono immagini simbolo, sono le immagini dell'arrivo della Mini Transat di 2 anni fa. Questo è Benoît Marie con questo prototipo 667. Sono immagini che racchiudono un po' il simbolo stesso della Mini Transat. Il motivo per cui si fa la Mini Transat è per questo. Guardatela, guardate che planata sulle onde oceaniche. Benoît sta per vincere la Mini Transat, eccolo qua all'arrivo. È un arrivo che noi ricordiamo bene anche con molta amarezza sportivamente parlando, perché questa vittoria di Benoît Marie per poche ore sul nostro Giancarlo Pedota, eccolo qui all'arrivo Giancarlo. Giancarlo è stato in testa per tutta la regata, pensate, tutta la regata, e purtroppo per una avaria al Bonpresso 2 notti prima dell'arrivo ha dovuto cedere il primo posto al francese Benoît Marie. È lo sport, è la vela, naturalmente gli inconvenienti del genere possono capitare, però questo è il motivo per cui si fa la Mini Transat. Abbiamo voluto iniziare facendo un passo indietro proprio per portarvi, eccoci qui, siamo a Douarnenez. La Bretagna è da sempre il cuore della vela oceanica mondiale, anche se la Mini Transat è stata inventata da un inglese, Bob Salmon, la prima edizione nel 1977, e pensate che quest'anno siamo alla 20ª edizione, quindi un'edizione davvero storica, il ventennale della Mini Transat, una regata che attira senza frontiere giovani da tutto il mondo, naturalmente soprattutto francesi, anche se i francesi ci tengono a precisare che il 45% dei concorrenti di questa edizione sono stranieri. C'è un australiano, un estone, 3 inglesi, 3 tedeschi, un irlandese, un portoghese, un russo, 3 svizzeri, 2 olandesi, 2 belgi, persino un cinese che addirittura regata senza un braccio, pensate che coraggioso, 7 spagnoli e 6 italiani. Resta il fatto che 40 però sono francesi, quindi la dimensione transalpina di questa regata resta molto forte. 4 donne, 68 uomini, l'età media di 33 anni, il più giovane ne ha 22, il più anziano si fa per dire 56. Sono le immagini del pontone di Port-Rieu a Douarnenez nei giorni immediatamente prima della vigilia. Noi siamo a Douarnenez, vi stiamo raccontando e ve lo racconteremo da vicino. Andiamo a sentire, intanto a conoscere con 2 battute iniziali gli italiani. Io non ho mai fatto una regata transatlantica. Vediamo com'è, cioè andiamo a provare e poi vediamo com'è. E adesso che mio figlio ha 20 anni e che sono con una compagna che è molto comprensiva, e beh, mi sono detto che se non lo facevo adesso non l'avrei mai più fatto, perciò ne avevo veramente molta voglia. Perché a vela non si smette mai di imparare, poi qui il mare è l'oceano, non è il Mediterraneo. L'ambizione sportiva la lascio da un'altra parte a sto giro. Poi dopo, dal 19 settembre a fine novembre, quando finirà la Mini Transat, probabilmente uscirà un altro Michele con più esperienza marittima, e chissà, vediamo. Sono cambiate tante cose, l'avventura della Mini, della preparazione alla Mini, sicuramente mi ha fatto imparare molte cose, non solo dal punto di vista tecnico, ed è proprio il motivo che sono di nuovo qui. Passare giornate, notti in cantiere per preparare la barca era un'esperienza che non avevo mai fatto, ho imparato tantissime cose. Devo dire che il punto di vista positivo è che conosco la barca veramente fino all'ultima vita, cioè proprio come se l'avessi costruita io praticamente. Beh. Li avete sentito gli italiani, i 6 italiani, anche con Roland Ventura, che è una sorta quasi di oriundo, nato in Italia ma vive in Francia. Allora, appuntamento adesso a tutti i servizi di questo lungo speciale Mini Transat. Ci lasciamo con il percorso, 1200 miglia fino a Lanzarote e poi la cavalcata atlantica fino a Guadalupe.